Senza Cree, non ti sopporto più è il tuo nuovo singolo in cui nel ritornello ti rivolgi alla nostalgia. Che tipo di rapporto hai con questo sentimento? Allora, la nostalgia è un sentimento che alla fine è insito in ciascuno di noi e non se ne andrà mai. Vale per qualsiasi cosa, per qualsiasi ragione e motivo. E è una di quelle cose che alla fine mi fa ricordare il passato, ricordare qualcosa per cui ho sofferto mi fa sempre crescere, mi fa sempre rialzarmi. Quindi è un sentimento che sicuramente mi devasta in certi momenti, ma a cui io devo tanto. E in questo appunto sentimento di cui parli si inserisce anche la musica, che per te insomma è stata molto importante anche come spalla su cui piangere nei momenti più bui. Allora, la musica è sicuramente il rifugio in cui appunto io mi nascondo e creo il mio piccolo mondo, proprio quando il grande mondo, quindi quello intorno a me, mi reca delle sofferenze o comunque non mi ci sento completamente all'interno, non mi sento completamente compresa. E la musica è, come per tutti i più grandi amori di ciascuno di noi, una di quelle cose con cui, per almeno nel mio caso, io vado a combattere e allo stesso tempo abbraccio quando ho bisogno, perché è dai nostri contrasti che si genera una profonda sicurezza. E la musica ti ha sempre accompagnato dall'altro, perché hai avuto sin da Dal piccolissima grembo, una praticamente. famiglia appunto di musicisti. Quanto sono stati importanti nel sostenerti, nello spingerti a voler fare questo mestiere? Io credo che, allora, la mia famiglia per me è tutto, indiscutibilmente. E sono una molto legata ai valori della famiglia e delle persone che effettivamente ti amano, ti crescono e sono lì per te. È chiaro che magari no, il mio mestiere non è un mestiere così comune. Quindi non reca tanta serenità d'animo a un genitore in un primo momento, perché io sto in mano a chi? Cosa vendo? Vendo emozioni, cose che non sono tangibili effettivamente. Però mi hanno sempre, i miei genitori mi hanno sempre ascoltata e mi hanno sempre cercato di capire anche quando magari all'inizio questo mondo non gli appartiene, magari non gli apparterrà mai. Quindi io sono orgogliosa del fatto che loro siano sempre presenti e sempre accanto a me a sostenermi in questo percorso che a volte è nuovo e tutto da scoprire anche per me. E quindi li ringrazio tanto per tutto questo, perché non è dovuto che un genitore capisca al volo e ti dica ok, fallo, no? E invece grazie al cielo ho avuto questa fortuna, quindi sono felice di questo. Cambiando argomento e parlando del sound del brano, molto aggressivo, pop punk, però quali sono le sue influenze, gli artisti di riferimento? Allora, questa è una bella domanda perché io in realtà di artisti di riferimento ne ho tanti. Credo, io sono una che prende il buono da tutto quello che recepisce, che effettivamente mi interessa e mi incuriosisce, mi stimola. Sono una che passa davvero da ascoltare Frank Sinatra a Billy Idol a che ne so, a Justin Bieber, e uno dice: ah, che senso, come fai? Ti devo dire, non credo ci siano delle influenze particolari sul punto di vista del sound, sicuramente si caratterizza con un genere, come detto tu, pop punk, però io lo trovo molto fresco, molto diverso e anche il fatto che siano ben miscelati, un lato elettronico con un lato strumentale, per me è un momento di respiro, di aria in realtà. Quindi sento tutte le mie influenze e nessuna. Sono contenta di questo, che sia effettivamente un inizio. Invece a livello di scrittura le tue canzoni hanno sempre avut un forte lato autobiografico, però allo stesso tempo racconti di sentimenti che sono condivisibili da tutti. Quindi che obiettivo ti poni appunto con i tuoi testi e in che modo pensi che possono aiutare chi li ascolta? Io mi reputo una cantastorie, cioè a me piace proprio inventare delle storie da zero. Il fatto che ci siano dei riferimenti biografici, sì, però io li nascondo bene. Io spero che le persone che ascoltino, insomma, le mie canzoni possano effettivamente immaginare quelle storie come le ho immaginate, create e sviluppate io, e possono in qualche modo in quella storia cercare il loro pezzo di loro, così come io ci ho messo il mio. E mi piace l'idea che
che tutto si ricostituisca come un puzzle. Mi piace che la gente possa andare un domani a cercarmi dentro quella canzone effettivamente, in quel lato di me e in quel lato di loro. Perché anche una parte mia, personale o inventata completamente, può essere una parte della loro vita e io non lo so. È bello perché è uno scambio. A proposito di scambio, l'uscita del brano sarà accompagnata dal videoclip che vede la presenza della campionessa mondiale di kickboxing Gloria Pelitore. Ci racconti qualcosa riguardo allo storytelling, soprattutto la scena finale che è molto emblematica? Sì, allora, innanzitutto ringrazio tanto Gloria per aver voluto partecipare a questo bellissimo video. A mio parere è bellissimo, mi sono anche divertita tanto a girarlo, come ti sarà capito. La parte finale è emblematica perché racconta alla fine della fiera due storie di vita, la mia e la sua, che possono essere quella di Tizio, di Caio, per dirti, che si sfogano ognuno in quella che è la sua passione, la maniera giusta. Quindi ci sono io che lo faccio nelle mie cuffiette con la mia musica e lei che con i suoi guantoni ha sferrato quei pugni che le hanno dato la forza di elaborare anche i suoi dolori o non lo so, le sue problematiche, no? Di quella giornata. Ed è bella la scena finale perché noi ci incontriamo, io realizzo, a parte lei è Gloria, ma lei è una come me. Siamo tutti uguali anche nella differenza e nella diversità perché tutti noi viviamo una vita fatta di scelte giuste, scelte sbagliate, difficoltà e invece situazioni molto semplici e tutti noi abbiamo bisogno certe volte di respirare, dire ah, basta, basta problemi, adesso ricomincio da me. E poi diciamo anche che magari lei si sfoga appunto col pugilato, tu ti sfoghi scrivendo. Esatto, Questa cosa che vi è accomuna. proprio questo, ognuno ha la sua passione in cui incanalare. E tutte quelle che sono le sue, perché dà non solo problematiche, anche aspetti positivi della propria vita, che però se le incanali in quella maniera lì riesci a renderti migliore in qualche modo, riesci a darti un senso certe volte. Tu hai dichiarato che non ti sopporto più, sei nell'inizio della generazione senza. In che senso? Ma in realtà sono un po' io che segno l'inizio della generazione senza, insomma, perché altrimenti mi sarei chiamata Conkry, invece no. E sicuramente Non ti sopporto più è un brano di rottura per me, rottura schematica e definita da tutto quello che è stato il mio percorso fino ad oggi, che non è che è stato un percorso sbagliato, però mi ha fatto anche rinascere. La generazione senza per me sono io, così come sono, cioè una persona che ama vivere la propria vita senza doversi curare in maniera ossessiva di che genere di musica fai e che genere di persona sei. Non mi piace essere incasellarmi, non mi piace perché alla fine nella vita uno ha la possibilità di cambiare strada tante volte e perché no? Perché non provare tutto? Perché mi devo limitare? Quindi io vorrei rappresentare tutti quei ragazzi che vorrebbero anche dire basta a certi schemi di questa vita, di questi momenti, di questo periodo storico, nello specifico, in cui devi essere necessariamente qualcosa perché questo definisce quello che sei. No, tu definisci quello che sei come vuoi, quando vuoi e come ti senti, per come ti svegli e per quello che hai dentro, che vale più di qualsiasi cosa tu abbia fuori. A gennaio 2022 hai pubblicato il tuo primo album. Stando nel titolo, hai fatto un vero e proprio salto nel vuoto nel mercato discografico. Sì, mi piacciono i giri di parole, sì. E cosa hai potuto constatare e scoprire di nuovo in questo anno e mezzo, appunto a livello di settore industriale e musicale? Beh, ho sicuramente capito che a volte ho romanticizzato troppo questo lavoro e invece questo lavoro comporta anche delle cose che a volte non mi staranno bene, altre volte mi staranno bene, però tutto serve. Tutto va assimilato e rielaborato con una coscienza anche più matura. Quindi questo anno di salto nel vuoto, che poi effettivamente si è svuotato, mi ha dato modo di riempirmi. Quindi sono qui con tante nozioni in più, tante esperienze in più e forse un briciolo di saggezza che mi accompagnerà con più aiuto. Ecco. Sarò il sostegno di me stessa. Se per tanto tempo mi sono sostenuta attraverso le pareti, adesso provo a cavarmela da me.
cosa dobbiamo aspettarci nel futuro prossimo, di Sanremo? Beh, sicuramente io spero di aspettarmi e di farvi aspettare tanto divertimento, tante belle canzoni, perché adesso sono ripartita, non mi voglio fermare più e non mi fermerà più niente. E poi sto organizzando tante belle cose che non ti dirò, come ben sai, perché le sorprese servono sempre. E sto organizzando tanti live e tante cose buone per poter allargare il mio pubblico e per potermi anche allargare le braccia così da stringerci tutti. Grazie Bene, quindi ti ringraziamo e ricordiamo, non ti sopporto più, il nuovo singolo di Senza Cri. a te. Da Poi dedicare a chi non si sopporta più. benissimo. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie di cuore. Ciao.